Dal 1 maggio al 31 ottobre la città di Milano ospiterà l'Expo. Un evento di tale portata non coinvolge solo la grande città, ma anche la provincia e il suo territorio. Proposte culturali, progetti di riqualificazione, iniziative di privati cittadini per valorizzare le eccellenze del Made in Italy. L'Interland e le realtà locali sono in fermento e stanno dimostrando la loro voglia di esserci. Il senso dell'iniziativa Exponiamoci. Il senso era che un evento importante come l'Expo non ci passasse sopra le teste, visto che tra l'altro avviene a casa nostra di fatto. Stasera parleremo di Medio Oriente e Nord Africa, abbiamo già affrontato l'Europa, in particolar modo l'Italia, affronteremo l'Asia, l'Africa e le Americhe e l'idea è quella di concentrarci sulla popolazione e la cultura per raccontare ai nostri concittadini la bellezza di Expo. Siamo a Carono Pertusella, che è un comune in provincia di Varese. Sta nascendo qui un progetto che si chiamerà Onda Rossa. L'idea sarebbe di creare un centro d'eccellenza rivolto alle imprese, rivolto alle società che stanno nascendo, rivolto alla gente, per offrire dei servizi che oggi sul territorio non si trovano così facilmente. I valori sono i nostri valori italiani, infatti il museo sarà dedicato a un valore che sarà il valore del lavoro, perché io penso che noi non possiamo e non dobbiamo scordarci da dove arriviamo e cosa vuol dire essere italiani. Garbagnate all'Expo sta rispondendo. Innanzitutto ci ha permesso di fare velocemente il piano di gestione del territorio, iniziando dalle vie dell'acqua. Le vie dell'acqua, la scelta è stata quella di iniziare il percorso, la fonte, tanto per intenderci, il canale Villoresi. È l'obiettivo di Expo, il cibo. Il cibo, ci vuole la terra, ma ci vuole l'acqua. L'acqua è fondamentale per avere il materiale per fare il cibo. Ecco, questo è il concetto con cui è partito il discorso delle vie d'acqua. Ci sarà un'area, l'hanno costruita, un laghetto, un'insenatura, la chiami come un punto di... in cui posteggeranno queste canoe, ecco il porto delle canoe. Secondo te l'Expo, che è un evento di Milano, deve toccare anche gli altri comuni, deve aprirsi? Mi si chiama, visto che si parla di cibo, di cose, mi sembra che dovrebbe anche prendere la cultura del... il territorio, la cazzuola, non so, un esempio banale, no? L'Expo è diciamo la vetrina principale di quello che è l'Italia, quindi di quello che è il suo territorio e le ricchezze, le bellezze che comunque ogni territorio ha e sono uniche. Quindi l'Expo è un bel evento proprio perché coinvolge un po' tutti questi paesi, no? L'idea di conoscere il resto del mondo, conoscere le varie culture, credo sia proprio il modo migliore per prepararsi ad accogliere poi quello che verrà dall'Expo in Italia. Spero che sia una buona cosa anche per tutti, per non avere di più di lavori. Penso che sarà una buona cosa e comunque attirerà molta gente e molto turismo. Sicuramente una grande commissione culturale, che potrebbe essere utilissima da qui al venire, specialmente per noi giovani. No, dai, speriamo che va bene tutto. Dai, a posto.